Ciao ragazzi, bentornati sulla mia pagina. Oggi facciamo un video particolare che riguarda lo squat. Guarda, a volte mi chiedo cosa ci sia ancora da dire sullo squat dopo il libro di Paolo Evangelista di CSS. Penso che dopo di quello non ci sia più nient'altro. Ok, un vero peccato che i suoi articoli non ci siano più, che lui abbia chiuso il sito. Li potete trovare però come note ovviamente sulla sua pagina di Facebook. Ok, quindi per altri video che riguardano magari lo squat, qualche piccola curiosità, li potete trovare sul mio sito dove sono categorizzati. Potete trovare sul mio canale YouTube dove potete cercare direttamente per nome, quindi il mio sito li mette in ordine per categorie. Sul canale YouTube è più facile cercarli. Poi potete entrare nel mio gruppo chiuso di Facebook trovando le descrizioni qui sotto il video, e lì ci sono tanti contenuti che io vado a condividere riservati al gruppo e a chi crede in quello che faccio. Quindi oggi vi voglio parlare di un piccolo accorgimento di cui io, diciamo, ho preso nota nell'andare a capire se una persona durante l'esecuzione dello squat può avere delle limitazioni alle caviglie. Quindi è una cosa un po' indiretta. Ho fatto sostanzialmente una piccola associazione e dopo ho provato a fare dei test per capire se questo effettivamente poteva essere il problema nella persona che li eseguiva, che è tra l'altro una mia cara amica, quindi e so che ha problemi di limitazione alle caviglie. Quindi sostanzialmente ho pensato, io che ho problemi di limitazione alle caviglie, di solito cosa faccio per riuscire a fare uno squat? Se devo farlo a piedi nudi, porti i piedi all'esterno, semplicemente perché andando a compensare con la mobilità dell'anca io sono in grado di scendere tranquillamente almeno al parallelo. Vi basta pensare al sumo squat, io vado a compensare talmente tanto con le anche che anche se hai poca mobilità di caviglia riesci a scendere al parallelo se hai una buona mobilità di anche. Questa persona che cosa faceva? Andando ad eseguire lo squat con un piede dentro una scarpa che sostanzialmente non faceva tanta flessione col pavimento, scendendo lei partiva con i piedi in una certa posizione. Man mano che andava in basso vedevo che le punte automaticamente si spostavano all'esterno, e quindi nel punto in cui lei era nella massima accosciata era una posizione molto simile alla mia, e quindi mi sono detto, ma vuoi vedere che fatalità ha delle limitazioni alle caviglie? Fai il test dello squat con i piedi uniti e andava giù poco più di me. Quindi voglio che questo video sia uno spunto veloce per riuscire a fare un po' a puntare il dito su qualcosa, su quello che potrebbe essere una limitazione, vedendo uno squat così in 5 secondi. E quindi capire dove sicuramente ci può essere una problematica. Ok, logicamente il problema l'ha risolto provando, piccolo pesettino di un paio di centimetri sotto il tallone, la punta del piede non si è più mossa, ok? Quindi spero che sia di spunto per tutti quelli che magari guardano centinaia di squat tutto il giorno. Provate, fateci caso, magari la cosa vi torna utile. Ci vediamo al prossimo video.